raccogliamo, faccio un mix di erbe, però ne faccio solo uno perché sennò poi non so se mi basta lo spazio per altra roba. Dunque, un'erba rossa, un'erba verde e di qua ci sono quelle blu, quindi mischiamole. Potrei fare anche due mix, se ci penso, ma vedo. Un'erba rossa, un'erba verde e un'erba blu, però le devo mischiare giuste perché se mischio prima la rossa e la blu, poi la verde non la posso aggiungere. Questa è una merdata, non ho mai capito come mai. Se si possono mischiare tutte assieme, cosa gliene frega dell'ordine? Quindi devo mischiare prima la verde e la rossa. Ok, e poi la blu. Più un mix di herbs, yeah. Poi facciamone un altro. Prendiamo un'altra verde, un'altra rossa e l'ultima blu. Poi facciamo due mix che curano al massimo della salute e curano anche dal veleno, che è una cosa molto utile, siccome non mancherà l'occasione di curarsi dal veleno. Ok, ora le mischio. Poi tanto dovrei arrivare alla parte esterna della magione, in cui c'è una stanza con un baule, quindi poi queste cose le poserò tutte, quindi non dovrei correre rischi nel raccogliere troppa roba. Ok, va bene. Will you take the blue herb? Yes. Ho uno starnuto che deve uscire da più o meno 15 giorni e non riesco a starnutire, porca troia. Dunque, benissimo. Di qua, dunque di qua se non sbaglio non c'è un cazzo di una mazza di niente. Ok, esattamente. Però c'è una mappa. It's a map of Garden. Will you take it? Yes. You got the map. Benissimo. Andiamo avanti. Queste erbe, non mi ricordo se c'è qualcosa da raccogliere, ma mi pare di no. Mi pare che però ci siano di nuovo dei cani ora. Non vorrei dire, mi pare di sì. Lo fa il mente locale. Mi pare ce ne sia uno, forse addirittura due. Non mi ricordo, cazzo. Beh, qua non di sicuro. Più avanti forse. Qua devo usare la manovella. Manovellati il culo, ok. La manovella, così abbassiamo l'acqua. I suoni li hanno recuperati nei vari titoli della PS1 di Resident Evil. Questo è il rumore della manovella, è stato utilizzato anche in Resident Evil 2, la manovella quella quadrata che si usa nel soffitto. I suoni bene o male li hanno tutti recuperati ed utilizzati. Ok. The water is running down the opposite side. Minchia, ma Jill sei capitanessa ovvio. Ok, boom, caviglia insaccata, boh. Finita l'avventura. Tum, tum, tum. Ok, ora qua evitiamo di farci divorare i serpenti. Madonna, minchia, è un cazzoso quello l'ultimo. Ma anche Shiro già si era lanciato verso di me. Maledetto. Maledetto figlio del bottana. Ora qua mi pare ci siano i cani, non vorrei dire, ma forse sì. Da laggiù. No, cazzo! Vaffanculo, non mi ha fatto niente strano. Non mi ricordavo che ce n'era anche un altro di là, porca troia. Ok, e l'ultimo lo ammazziamo con la pistola. Non mi ricordavo che ce n'era un altro, Dio mio. Fanculo, vabbè che non mi ha fatto nulla, però. Ok, qua serve la batteria. Combiniamo questo e combiniamo questo. Benissimo. E qua ci richiamo dall'altra parte. Ah, qua altre erbe verdi, altre. Allora, adesso facciamo una cosa. Porca troia. No! No!
No e no. Vaffanculo. Ha fatto prendere un colpo. Pezzi di bastardi. Venite qua o non venite? Minchia bastardo. Ok, ce n'è ancora uno. Questi non me li ricordavo, devo essere sincero. Conviene che lo secco perché poi devo passarci di nuovo di qua, quindi. Puttana, mica non mi ricordavo questi due, sono stati una spina nel fianco. Ok. Mi hanno fatto sprecare un sacco di munizioni sti bastardi oltretutto, porca zozza. Che non me li ricordavo, affanculo. Ok, ora facciamo un po' di cose e poi salvo. Qua altre erbe, ma Dio mio, ma quante cazzo di erbe ci sono? Allora qua, se non sbaglio, c'è una stanza di salvataggio. Questo posso tutti gli oggetti che non mi servono, tipo la manovella non dovrebbe servirmi più. Qua c'è uno spray, benissimo. Sono delle granate, bene bene. Allora, una cosa curativa dietro me la porto, tanto è sempre meglio avere qualcosa dietro. Dunque, poi lo approfitto di questa stanza per salvare. Dunque qua, posizioniamo questo. Teniamo qualcosa di curativo, lo teniamo, mixed herb. Ok, il nastro, mettiamo qua, voglio ordinare un po' la roba. Ok, l'altro spray mettiamo qua. Qui mettiamo, ok. Poi recuperiamo da qua le granate. Ok, yes. Sto accumulando un sacco di granate, ma meglio così. Non c'è nessun nastro da raccogliere qua. Ok, perfetto. Quindi mettiamo le granate a posto. Yes. E poi vado a recuperare le altre cose. Conviene farlo subito. Se si ha un baule vicino, è una perdita di tempo, me ne rendo conto. A livello di gameplay scassa il cazzo, però conviene farlo subito questa cosa. Perché poi ci. Uno se ne pente. Ok, queste sono due erbe blu. Ok. Le raccogliamo e le andiamo a portare pari pari, secondo me conviene. No, ce ne sono tre addirittura. Più ce ne sono due fuori. Ok. Conviene farla subito questa cosa. Perché sennò poi. Tra fare altre cose, poi non le raccoglie. Non è detto che tutte queste erbe blu servano, anzi, di sicuro non serviranno, perché non penso che ci avveleneremo così tante volte. Però, siccome è un survival horror, gli oggetti sono limitati e conviene recuperare tutto il possibile e metterlo al sicuro in cassaforte. Mettiamole qua giù. Ok. Ok, perfetto. Ora, ci dovrebbero essere ancora. Cioè, delle erbe fuori, però mica devo uscire di nuovo tutto. Non mi ricordo, potrei farlo subito però, mentre ci sono. Conviene farlo subito. Però tipo ci sono due erbe verdi e due erbe blu. Quelle blu magari non le raccolgo, raccolgo le due verdi, le mischio e le tengo. Buonanotte. Vabbè, tanto è una cosa di un minuto, non è che richiede così tanto tempo, però il problema è che se le prendo magari nel viaggio di ritorno magari non ho spazio, non le posso prendere, mentre adesso ho tutto il tempo che voglio. Facciamo una cosa, raccolgo le due erbe verdi, che non mi va di sprecare delle erbe verdi per mischiarle con le blu, perché tanto bene o male
non penso che mi serviranno così tanto. Allora mischio le due verdi e le due blu le raccolgo così e le porto così come sono. Ok. E poi le due blu le raccolgo così e le vado a posare. Stavo uscendo dalla porta, sta scema. Sta scema di guerra in tempo di pace. Ok, blue herb e blue herb. Posso magari, siccome devo fare questi pezzi che sono lunghi e sono una rottura di palle, in cui prendo gli oggetti di porto, prendo gli oggetti di porto, posso mettere magari come annotazione nel video quando inizia questa sezione in cui vado semplicemente a raccogliere gli oggetti, ok, commento, però comunque vado solo a prendere gli oggetti e torno, mettere un'indicazione, vai a tot minuti per saltare la sequenza, così magari uno si evita la rottura di cazzo. Posso far così magari. Ora vedrò. Se avrò voglia e tempo di farlo, lo farò. Allora. Posiamo questi, quanti minuti siamo? 26, benissimo. Milioni di erbe blu, manco dovessi curarmi da chissà quale malattia. Ok, ora andiamo avanti, facciamo qualcosina, qualche minuto e poi salvo. Tanto siamo sì. Va bene, ora esaminiamo questa stanza. Se non ricordo male, è quella con i ragni, o no? C'è uno zombie qua. Non è quella con i ragni, ma è forse quella giù in fondo, quella con i ragni, quella che devo evitargli. O no, non mi ricordo. Ok, qua svuotiamo la vasca. The Batub. No, mai sentito questa parola. Batub is filled with. Ma come si dice questa parola? Suppongo voglio dire la vasca da bagno, ma non è sentita nulla. Dove c'è qua dentro una chiave? Mi pare di sì. Però c'è un cesso orribile. Sì. Cirum key. Va bene. Questa musica inquietante. Qua c'è uno zombie, vero? Sì. Vieni qua, bello del babà. Schiatta sotto i miei colpi. A due ce ne sono. E non è morto, figlio del bottone. Ora è morto. Non si capisce mai se. Infatti. Minchia, non è morto. Prima morivano con zero colpi, nato poco. Ora ci va 300 colpi, porca troia. Ok, meno male che l'ho raccolto le clip da quel maledetto di Richard che è morto. Ok. Questi utili come loro queste. Le shells, benissimo. Altre 7. Sempre meglio rimpinguare le munizioni. Qua il libro che serve da mettere nella libreria per sbloccare un passaggio. Qua c'è qualcosa, no, forse qua dentro il nothing unusual. Oh, fa anche lo spiritolo. Ok, esamino ancora un paio di stanze e provo a salvare. Non mi ricordo se mi devo portare già dietro, se il libro serve subito, se non serve, forse sì, boh, non mi ricordo. Esaminiamo questa stanza, che forse è quella con i ragni, cazzo. Voglio cercare di evitarli. Non mi ricordo neanche se c'è degli oggetti da recuperare, forse solo delle munizioni. Solo questo c'è. Un cazzo di Ink Ribbon, tutto lì quello che c'è in questa stanza. Ah, siete in due, maledetti bastardi. Un flipper, no, fammi giocare. È dartboard, benissimo. Giochiamo a faccette? Ok. No, sono andato dalla parte del ragno, pezzo di cretino.
Oh my god! Ok. Forse in questo senso c'era solo il coso per salvare, non c'era nient'altro. Non so se andare avanti o cosa fare. Qua. Ecco, facciamo ancora una cosa. Mettiamo, posizioniamo subito quella cazzo di statua lì sopra per evitare che esca, un tentacolo, qualcosa del genere. Così ci leviamo subito il problema. Via il dente, via il dolore, poi salvo. Tanto ho fatto una sessione di 31 minuti, va bene. Poi divido due parti giuste di 12 minuti, di 16 minuti più o meno. Eh sì, di 12 minuti, perché 12 e 12 la matematica insegna 32. Ok, perfetto. Ok, posizioniamola bene, perché sennò qua. Ok. Col nastro che ho trovato, vado a salvare. E chi si è visto, si è visto. Non voglio fare registrazioni troppo, cioè parti troppo lunghe, perché caso mai dovessi morire, ho registrato un'ora, ho commentato un'ora per niente, quindi adesso ho registrato mezz'ora. Salvo. We use the ink ribbon. Ah, ovvio che voglio usarlo, ma ci mancherebbe. Per chi mi ha preso? Quanto l'ho già salvato? Ah, una sola volta. Una sola volta. 3 volte ho già salvato. Questo non mi guarda. Gil. 4 volte, perché 4 volte? Boh. Ah sì, è vero, perché ho salvato a tempo di, nel senso di un quarto d'ora. Ok, ricordato. Niente, questa parte finisce qui e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!